Moderata soddisfazione dopo la visita ieri del governatore Crocetta ad Acireale, in seguito alla tromba d'aria che 2 giorni fa ha sconvolto la città. Le procedure in giunta regionale sono state attivate, ma adesso servono i fondi per favorire il ritorno alla normalità. Intanto stamane il primo cittadino, insieme al deputato regionale Nicola D'Agostino, ha incontrato assessori e consiglieri di maggioranza, invitandoli a presidiare ogni zona del territorio comunale per ascoltare esigenze e segnalazioni da parte dei cittadini. Lo stesso Roberto Barbagallo fa il punto della situazione dopo la visita di Crocetta. È stato importante che la giunta regionale si riunisse qui, è un segnale molto forte, veramente fa un enorme piacere. Sono state attivate le procedure per lo stato di calamità, chiaramente i risultati si avranno non appena sarà dichiarato lo stato di calamità e vedremo soprattutto quali sono le risorse che ci metteranno a disposizione, perché ritengo, e lo ripeto, l'ho già detto ieri al Presidente, l'ho già detto ieri a tutti, che voglio dire, Acireale rispetto agli altri comuni, non me ne voglia nessuno, ha una esigenza di gran lunga superiore, che è quello di avere tantissimi cittadini fuori di casa, e quindi occorrono tantissime risorse per sistemare le abitazioni, quindi per riportare i cittadini nelle proprie case. Quindi sicuramente rispetto agli altri comuni la nostra è un'emergenza, come dire, più seria, più importante. E allora mi aspetto l'avvio appunto della procedura dello stato di calamità. Mi aspetto che i nostri deputati a Roma facciano, anzi ne sono sicuro, il loro dovere, e mi aspetto che arrivi questo stato di calamità, ma mi aspetto delle risorse importanti affinché possiamo riportare i cittadini nelle proprie case. A che punto è il censimento dei danni? Ma si sta continuando, ci sono oltre 800-900 segnalazioni e oggi stiamo lavorando ad eliminare i pericoli in città. Abbiamo uno sportello aperto, me ne sto anche occupando personalmente e spero che da qui a qualche giorno riusciremo ad eliminare totalmente tutti i pericoli che ancora sono presenti, ma semplicemente per il fatto che l'aria è troppo vasta e quindi è possibile che ancora ci sia qualche grondaia di vetro, qualche palo da togliere. Per questo dico a tutti i cittadini di fare attenzione nel modo giusto, di stare attenti perché ancora ci può essere qualche piccolo pericolo. Intanto oggi finalmente si intravede un po' di sole, meno male che la notte l'abbiamo, come dire, superata. E meno male che non si è abbattuto su Acireale nuovamente il famoso ciclone che poi ha lambito le nostre coste. E credo che non ci siano stati ulteriori danni oltre ad altri alberi abbattuti o a qualche tetto precario, cioè qualche nylon che era stato precariamente messo appunto sui tetti, compreso quello del Palavolcan. E speriamo di avere l'opportunità di qualche giorno di sole per poter mettere in sicurezza tutto, perché poi possibilmente la prossima settimana, come è giusto che sia, siamo nella stagione invernale, potrebbe anche iniziare a piovere.